Bentornati sul mio canale. Oggi ho fatto una live di cui si parlava di tante cose, di questa sera contro il Nantes e ci mancherebbe, non è un problema, io ringrazio quelli che attualmente sono stati in live, i commenti, quelli che sono. Ma in questo mio video oggi pomeriggio volevo più che altro ampliare un pochettino, diciamo, quello che attualmente è la situazione Juventus, di quello che si sta sentendo in queste ultime ore, in questi giorni, da giornalisti, da quello che è effettivamente le disdette di DAZN, DAZN che non, sicuramente non rinnoverà per quanto riguarda il discorso dei diritti televisivi, sono tutte cose che comunque vada, coincidono con quello che sarà stasera la partita della Juventus contro il Nantes, perché questa sera l'importanza di questa serie, l'importanza della partita, diciamo in sé, perché effettivamente questa sera si apre diciamo, uno scenario che la Juventus sta iniziando un nuovo diciamo, capitolo dell'Europa League che fino adesso non ha mai avuto la necessità di farlo, perché noi negli ultimi 9-10 anni siamo stati i primi. Siamo sempre stati, diciamo, vicendo gli scudetti, abbiamo sempre partecipato alla Champions League. Questa sera incominciamo una nuova avventura. E tra parentesi, auguro sicuramente come tifoso juventino una nuova avventura. E quello che è importante è crederci, perché questa sera, se si parte in maniera compatta e diciamo risolutiva per quanto riguarda il risultato, sicuramente il programma Juventus, il tifoso Juventus, a parte tutte diciamo, queste disdette di DAZN, tutto quello che sta succedendo intorno, giudici, non giudici, tutte queste puttanate che stanno dicendo a livello mediatico, serve perché il tifoso juventino credo che sia arrivato il momento di dare risposta che la Juventus non morirà mai. Voi dite quello che volete. Gli anti-juventini, anti-allegriani, ci mancherebbe, non è un problema, noi siamo qui che vi aspettiamo. Però da quello che sto sentendo e sto vedendo, anche quelli che diciamo che non sono di parte, non sono juventini, stanno dando ragione a Juventus. Dal lato forse magari perché hanno paura che si apre il filone dei processi, magari si amplia diciamo, la situazione, quindi potrebbero essere indagate anche le proprie società del cuore, non lo so. Però comunque si vedrà, ci mancherebbe un po', certamente che se la Juventus dovesse essere, diciamo, tolta, diciamo, quello che è il progetto, diciamo, di estromissione della Juventus nel campionato di massima serie, che è la Serie A, ed essere nata in Serie B o quello che sarà, sicuramente avete visto che senza Juventus, senza il mercato Juventus, senza la visualizzazione, senza i tifosi Juventus, il mercato del calcio italiano morirebbe in pochissimo tempo. E su questo sono orgoglioso, ringrazio tutti quelli che attualmente stanno facendo di State Zone, hanno avuto diciamo, il responso e quindi di conseguenza sono felicissimo e credo che comunque vada questa battaglia serve per far capire non solamente alla Federazione Gioco Calcio, al CONI, alle istituzioni, al Parlamento, quello che volete voi, ma effettivamente serve per far capire che la Juventus a livello calcistico, a livello di marketing, di istruzione, a livello di mercato, è una squadra che senza la Juventus il calcio italiano sarebbe morto. Fino alla fine, forza Juve.